Oh, rieccoci qua su Mitopia. E dalla scorsa volta, in realtà, poco fa, non è che abbia giocato molto, ma mi sono fatto tutto quanto il livello dell'isola e Garapasso, quello che non riuscivo a fare nello scorso episodio. E l'ho fatto, ho sconfitto il falso Duca del Mare, che era il boss finale, e è stato il più facile tra tutti quanti gli incontri di quel percorso, e ho preso l'amuleto elfico, quindi ora posso scegliere la classe degli elfi. Inoltre, la classe vampiro, ho dato una controllata e ti fa rianimare un personaggio, il personaggio che appunto è di quella classe, e ha tanti attacchi potenti che consumano pochi PM. Il problema è che l'ho a livello 1, quindi non ho proprio tanta voglia di ricominciare con le classi da zero. Però nel frattempo a Viaggialà sono arrivati i nuovi viaggiatori. C'era anche un'altra missione, ovvero di consegnare un pacco. Quella l'ho fatta come prima missione perché tanto non serve, a quanto pare. Non è una missione dove devi sconfiggere mostri e quant'altro. Però abbiamo Miku che ci vuole portare a Picco Brufera e sconfiggere il mostro ritmico. Quindi accettiamola. Livello 29 se non erro, però facile. Picco Brufera in effetti non è molto difficile. Ah, e si apre un altro posto, infatti. Eh sì, perché avendola completata mi fa aprire il posto che manca per andare avanti. Però Picco Brufera, questa che parte è di Picco Brufera? Non si sa. Il problema è solo uno ora. Se io non finisco, cioè meglio, se io arrivo al nemico, ma poi me ne esco da questo posto, scompare? Perché altre volte è successo che scomparisse, mentre altre volte no. Quindi, inoltre ho un nuovo attacco, pioggia di pietra. Pietre, non pietra. È molto forte. Infatti, sì. Devo ammettere però che ho fatto un po' di livelli e quindi sono molto più forte di prima. Però, quel livello lì dell'isola Garapasso è sempre difficile. Mamma mia, che Cerbero? Ciclo Cerbero. Ciclo Cerbero, certo, perché ha un occhio solo, però ha tre teste. A parte non ce l'hanno gli occhi, quindi un po' strano. Anche se Miku, classe cuoca e non cantante, un po' strano, eh. Se un giorno i Vocaloid faranno anche da cuochi, allora Miku potrebbe avere un secondo lavoro. Nuova ampolla per Mr. Clean, ampolla saette, vai. Bomba, mi piace. Team bene o male questo è, con Alama, Mr. Clean e Escanor. Potrei anche levare un personaggio tipo Mr. Clean e metterci Bob Ross, ma non lo so, non ne sono sicuro. Diciamo che sono intercambiabili loro due. Escanor mi piace un sacco invece perché ha un attacco enorme. Siamo già dal boss? Wow. Però i percorsi qui non sono pochi, a dire il vero. Sono tanti. Con molte. O meglio, non sono tanti i percorsi, ma le diramazioni che hanno i percorsi, quindi sarebbe interessante farle tutte. Questo ritmo! Ci siamo! Eccola là, te pareva. Cioè, questa è andata lì da sola, prima. Poi, non è stata. La sua faccia non è stata rubata, ma ora sì. Turbi nemico, ma perché. Che ritmo ha un. Vabbè. Io che mi faccio domande, poi. Pioggia di pietra, vediamo quanto sei forte. Boia, che danni. E beh, ce la caviamo alla grande. Però lui attacca tre volte, è veloce. Quindi ha molti turni. Beh, insomma, mi sa che gli ho fatto più male di tutti io, perché ho visto i danni che hanno fatto loro. Vabbè, Alama sì. Vai così, ragazzi. Tornare. Ma scusami. Quindi scomparto per sempre? Vabbè, dato che siamo col cavallo, con Ipona, direi di fare attacco a cavallo più potente e via. Potrei anche riuscire a mandarlo K.O. se gli faccio un bel quattrocentello. 362. Non so se l'attacco, se la potenza, il danno di attacco è proporzionale a quanti PM ho o al mio livello. Perché se è proporzionale a quanti PM ho, rimpinzo il mio personaggio di cibo che fa aumentare i PM. E eccola là.
Senti, turbi nemico, non ho nulla. Beh, allora ricarichiamo. Tanto posso stare quante volte voglio con la pepiera. Non spreco il turno. Facciamo pioggia di pietra e ci siamo. Dai, Fatto. Grazie, prego. E se ne va. Oddio, 2364 visi salvati. Quindi ora dovrei avere la ricompensa di pepiera e dell'aumento del DPS e DPM. Quello della vita invece non aumenta mai, o almeno che non devo arrivare a 10.000 visi salvati, non lo so. Camice kimono, che ce lo dà lei. Ah, possiamo anche venderlo volendo. Ma ci dai, fa pandan con l'ampolla. Spero che anche tu abbia scoperto qualcosa su te stesso grazie al ritmo. Che non mi piace ballare? Quello l'ho scoperto tempo fa, mi dispiace. E niente, se ne va. Non incappare in altri mostri, amico. Torniamo quindi a Viaggio là ancora una volta, che c'è un'altra missione che voglio assolutamente completare. Andiamo a vedere. Livello 32, normale. Fata Bubbles. Basta, è troppo stroppia. Non ne posso più di mangiare insalata ogni giorno. Ogni tanto non sarebbe male mangiare un bel dolcetto. Ma no, una missione simile non l'abbiamo già fatta con una delle sue sorelle? Da qualche parte sulla via Angoscia pare che si trovi il dolce più delizioso dell'universo. Che stiamo aspettando? In marcia! Sì, proprio io e te, chi altri, se no? Mister Espella. Va bene. Via Angoscia, l'ho fatta via Angoscia? Eccola qui. In mezzo al bosco. Ah, va bene, va bene. Ai ai ai. Tutto questo è troppo divertente. Non credo proprio. E iniziamo con le diramazioni. Sì, secondo me hanno fatto copia e incolla su una mappa diversa. Un diverso JPEG ci hanno messo gli stessi percorsi. Con nemici diversi, ovviamente. Risparmi tempo di programmazione in questa maniera. Dovremmo esserci a questo punto con l'ultimo percorso. Giusto? Sì. Incontreremo il mostro dolcetto? O scherzetto? Non è Halloween, però. Ah, di sicuro il mostro qualche scherzetto ce lo farà per batterci, ma noi saremo ancora più bravi. Mamma mia. Ma che dolce... Dimmi tu! Quale dolce può essere questo? Odore di dolce. Ah, perché il mostro è il dolcetto che cerchi. Dammelo subito. Ma perché? Se lo sarà guadagnato, è andato a lavorare tutti i giorni per comprarsi il dolcetto e tu dammelo. No. Stavolta avrebbe ragione il mostro. Non è un hamburger classico, è tipo bagel. Ah, interessante. No, non mi mangiare Alama. Ecco, dai, pure questo. Finito. Senza Alama e Mr. Clean. Ma però balla. Facilissimi anche loro. Missione normale, direi più missione facile che normale. Però sarebbe bello, o meglio, potrebbero mangiarli da dentro i nostri amici questi panini. Quindi verrebbe una cosa un po' disgustosa da vedere, ma fighissima, perché tu vedi quella persona che esce dal panino mentre lo prende a morsi, bellissimo. Sì, vabbè, è andata. Insomma, pensavo peggio. La cosa che ora mi chiedo, si apriranno altre missioni per conto loro? O dovrò completare tutti quanti i percorsi per far sì che si aprano altre missioni a Viaggio là? Perché il gioco virtualmente è completo. Ho preso l'amuleto degli elfi, l'amuleto vampirico. Dovrei avere tutto ora. Ok, quindi questo dolce cosa vuole fare? Lo dà anche a me, Mister Esper. Vabbè, abbiamo visto prima la ricompensa. Allora, il percorso qui a Strambonia si è chiuso. Così come anche il maniero del vampiro. E anche il percorso di Picco Brufera. In teoria, allora io ho finito con Mitopia. Vado a controllare se c'è altro da fare, se no, ultimo episodio questo. Allora, le classi le ho scoperte tutte, tra l'altro elfo classe A, quindi è abbastanza potente.
Per il resto, niente, i percorsi li ho aperti tutti, potevo completarli mentre ero in missione, altrimenti non si può fare, oppure devo aspettare altre missioni a viaggio là. L'unica cosa che rimarrebbe da fare sarebbe da completare le medaglie. Sto vedendo che le medaglie non danno alcuna ricompensa se le completi al 100%. Quindi c'è effettivamente gente che si è sbattuta per completare le medaglie e non ti danno nulla. Top. Voglio dire, è divertente giocare Miitopia, però a questo punto l'ho finito. Non c'è altro da fare se non magari qualche missione a viaggiarla successiva, ma per il resto niente, Miitopia finisce qui allora. Magari potrei provare a trovare tutte quante le armi, eccetera, eccetera, ma... Niente, allora Miitopia termina qui. E anche questo video. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.